umana di Sushi Cat with Potatoes. Se non sapete chi è il gatto sushi, ma soprattutto se non sapete chi sono le patate, c'è un video introduttivo su questo canale in cui vi racconto meglio la nostra storia. In questo video invece voglio parlare di una cosa un po' particolare, un acquisto che poi è stato un regalo. Se mi seguite su questo canale, io mi occupo anche, oltre a sushi del mio gatto, di alcuni gatti randagi. Una storia particolare è quella di una gattina che si chiama Nana, che non vi racconterò in questo video perché merita un video a parte, ma sostanzialmente vive, è ospitata in un giardinetto privato di un condominio. Sono amica di alcune, sono diventata amica tramite i gatti con alcune di queste persone che vivono lì e mi hanno dato l'autorizzazione a entrare e occuparmi della gatta. Ora, in realtà attualmente non vive lì solo lei, ma anche un altro gatto maschio che si chiama Tigro, un gatto enorme, simpaticissimo. E via via che passavano i mesi, ci si avviava verso l'autunno, ho iniziato a chiedermi quest'inverno se ci fosse un modo, visto che è un giardino privato, di installare una casina o comunque trovargli un rifugio in modo che fossero protetti da freddo e pioggia. Nel giardino c'era già presente una casetta in plastica che ho ripulito e rivestito col sughero, ma non è andata a buon fine, ai gatti non è piaciuto molto, in più non piaceva uno dei condomini. A quel punto ho cercato un'altra casina, ma le casine costano abbastanza. In più doveva essere una casina grande, ma non troppo, perché non doveva essere troppo invadente, perché poteva andare noia ai condomini. Insomma, sono partita da una ricerca infinita. Voi non sapete quante ore sono stata sui siti internet per animali a cercare le casine. Alla fine, dai, ti ridai, sono finita su un sito che si chiama Zoomalia, se non mi ricordo male. E lì i prezzi delle casine erano molto più bassi rispetto a altri siti, al che alla fine ho preso coraggio e nonostante costasse 70 euro ho comprato una casina. Ta-da! Arrivato il pacchettone. Il pacchetto aveva qualche segno d'usura, tipo qua c'è una botta, fa un rumore un po' strano. Io spero che non ci sia niente di rotto. Ok, il rumore strano è questo. Il tettino deve aver perso un po' di cose. Ho aperto tutto il pacco. Qui ci sono tutti i pezzi sparsi sul mio pavimento. Montata la parte sotto. Vi dirò, per ora è risultato piuttosto semplice, piuttosto veloce e di nuovo la qualità non mi sembra così pessima. La mega costruzione continua, quindi abbiamo messo la parte di sopra, le balaustrine e questo. Allora, qui c'è stata un po' più di fatica perché queste cose qui devono essere avvitate dentro il legno. Io non ho avvitatori né nulla, quindi l'ho dovuto fare a mano e non ho molta forza, ma il legno è morbido, quindi ce l'ho fatta a fare tutto. L'unico piccolo inconveniente è questo, perché qui evidentemente forse questo lo dovevo avvitare leggermente più in qua e quindi la misura ha fatto sì che qui saltasse una scheggia. Abbiamo montato anche il tettino e qui è intervenuto il mio fidanzato, perché secondo me il tettino una persona sola è abbastanza difficoltoso da montare, perché se uno non tiene fermo il pezzo con l'altra vita ovviamente tende a crollare giù, a spostarsi. Siamo arrivati in fondo, scusate, qua c'è un gran casino perché c'è delle cose da buttare a destra, una scatola da spedire a sinistra. Ma ignorate il contorno, questo è il risultato della casetta. Allora, e sotto c'è il suo tappetino. Allora, che vorrei dire che le recensioni su questo sito sono catastrofiche, nel senso che tanti dicono che non arriva mai il prodotto, che il prodotto arriva rotto, che non riesce a fare il reso.
Io, nella mia esperienza, è andata così. Il prodotto doveva arrivare in qualche giorno, non è arrivato in qualche giorno e sembrava non arrivare più perché sono passati circa 2 mesi da quando l'ho ordinato a quando è arrivato, quindi tantissimo. Doveva arrivare in una settimana, è arrivato tipo in 1 mese e mezzo, fate conto. Ora non mi ricordo le tempistiche esatte, ma più o meno. Durante questa cosa, visto che la casina non arrivava, avevo provato a mettere quella di plastica, però aveva creato un casino, per cui quando mi è arrivata la casina non l'ho portata immediatamente nel giardino perché non volevo che si creassero discussioni ulteriori, volevo che le acque si calmassero un attimo e di fare una discussione un po' più calma con le persone per non dare fastidio a nessuno. Quindi in realtà l'ho montata e poi l'ho lasciata qui in casa. Anche vedendo, cercando di capire se a Sushi piaceva. A Sushi, spoiler, non è piaciuta, però avrò anche lui un gatto che ha il divano, il letto a disposizione di una casina ed esterno, non se ne fa di molto. Feelings got a ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer. Tornata, ho avuto modo di parlare con l'inquilino che si era arrabbiato per la casina di plastica, gli ho fatto vedere questa casina, gli ho detto che gliel'avrei voluta regalare e è stata molto contenta. Quindi, una volta appurato la casina, il legno andava bene e quella di plastica no, gli ho portato la casina e l'ho messa nel giardinetto. Allora, Nana inizialmente ha adorato la casina e dormiva dentro, però poi. Poi ha preso il sopravvento tigro, il gattone tigrato che praticamente ci si è installato lui. Prima dormiva di sopra, ora di sotto. Tutti i giorni, quindi a Nana in questo momento gli ho messo un'altra cestina e sta lì. Per l'inverno non lo so, vedremo un attimo. Posso portare un plaid, una coperta più calda e farlo, visto che la cestina gli piace, farla dormire lì. Comunque, la mia opinione, la casina costava quando l'ho acquistata io 75 euro, ma col primo ordine mi facevano uno sconto di 5 euro, quindi l'ho pagata 70. È poco per queste casine che in genere costano sui 100 euro. È una casina che ho visto poi dopo tornando sul sito che a volte costa ancora meno, nel senso sono tornata sul sito e costava tipo 71 euro, quindi l'avrei pagata ancora meno lo sconto primo ordine, ma vabbè. E, i tempi di spedizione sono lunghi, io non vi posso garantire che il sito sia vi la faccia arrivare perché appunto a me alla fine è arrivata e era in buone condizioni, senza nessun danno, però tanti utenti erano arrabbiatissimi perché non era mai arrivata o era arrivata rotta, quindi alzo le mani se volete provare a vostro rischio e pericolo. Potete pagare anche con PayPal, però dovete mettere dei soldi in più, quindi vedete un attimo se può valere la pena ordinare con PayPal per un eventuale rimborso mediato da PayPal se le cose andassero male. La casina è molto carina, dicevano tanti che era fatta male, secondo me no, secondo me è fatta bene, ha un buon materiale calcolando il costo, nel senso che ha un compensato leggero, però tiene, insomma, pensavo molto peggio dalle recensioni.
Secondo me l'unico difetto vero e proprio di questa casina è che la parte di sotto non si può più aprire perché è tutta inchiodata e quindi va a finire che la parte sotto, se voi la volete pulire, la dovete pulire dal buchino della porticina. Non potete, altre casine hanno magari la parte sopra che si sfila e potete pulirle agilmente, invece così no, rimane sempre chiusa e lo spazio del buco non è molto grande. Per vedere bene lo sporco, per disinfettare, anche per farla arieggiare magari ogni tanto. Non so se qualcuno di voi è molto bravo al bricolage, magari riesce a non inchiodare la parte sopra ma a bloccarlo con qualcosa che si può svitare, però progettata è progettata perché sia chiusa. Molto bella, non è enorme, quindi se avete un gatto molto grande, calcolate se gli piace stare in posti piccoli, perché a Sushi non piace, quindi non c'è mai andato. Mentre invece Tigro, che appunto adesso ci sta vivendo dentro, è un gatto che è più grosso di Sushi, direi, e ci sta con una pacchia, per cui va un po' a gusti. Però è una casina che lo spazio sotto è abbastanza piccoletto e anche il terrazzino non è enorme, quindi insomma valutate se il vostro gatto lì potrebbe piacere oppure no. Per ora sta reggendo molto bene anche a pioggia e vento. Ci ho applicato sopra dei teli da imbianchino per quando pioveva, fermate le molette in modo che chiudesse un po' la parte del terrazzino sopra quando pioveva in modo tale non si bagnasse troppo. Io credo che sia un ottimo acquisto in rapporto qualità-prezzo, però di nuovo alzo le mani perché il sito non è recensito per lo più benissimo, quindi calcolate bene se acquistarla lì e se vale la pena. È la casina in assoluto a più basso costo che io abbia trovato sul mercato. E niente, con questo è tutto. Fatemi sapere voi se avete casine per animali da interni, da esterni, se ne avete alcune che consigliate per qualità, per prezzo e fatemi sapere appunto se avete consigli a me. Piacerebbe anche ricomprarne una sushi da sostituire a quella in cartone che a lui piace tanto, con dentro il cartoncino su cui si fa le unghie, che però dura un po' e poi viene distrutta. Magari se ne avessi una carina in legno dove dentro però gli ci metto il tiragraffi, potrebbe essere almeno una cosa che dura nel tempo. E niente, con questo è tutto. A me e a Sushi Gattino farebbe piacere se voi vi iscriveste al canale, se ci seguiste anche su Instagram e su TikTok dove mettiamo ogni giorno video e foto. E a me non resta che dirvi al prossimo video. Ciao!